Volete sapere cosa succede a un fakiro che resta chiuso in un armadio dell'IKEA? Ce lo racconta Román Puertolas nel libro L'incredibile viaggio del fakiro che restò chiuso in un armadio IKEA. Di professione fakiro, Ajata Shatru, per la sua prima venuta in Europa, aveva deciso di viaggiare in incognito. Nell'occasione aveva sostituito l'uniforme, che consisteva in una specie di enorme ciripà con un abito di seta lucida e una cravatta, presi a Nolo per un tozzo di pane da Kemal, un vecchietto del suo villaggio che in gioventù era stato rappresentante di una celebre marca di shampoo e infatti aveva tuttora dei bei riccioli grigiastri. Indossando quel travestimento che si sarebbe tenuto per i 2 giorni della gita, l'indiano nutriva la segreta speranza che lo scambiassero per un industriale indiano ricco, sfondato. Ecco perché non aveva scelto una mise confortevole, tipo tuta e sandali, per un tragitto in autobus di 3 ore e un volo di 8 ore e 15 minuti. In fin dei conti, turlupinare la gente era il suo mestiere, era un fakiro. Quindi aveva conservato per motivi religiosi solo il turbante, sotto il quale continuavano a crescergli i capelli, che in base alle sue stime dovevano aver raggiunto una lunghezza di 40 centimetri e una popolazione di 30.000 anime tra microbi e pidocchi. Cari lettori, ben ritrovati. Oggi abbiamo pensato di proporvi un romanzo che nel 2013 rappresentò un vero caso editoriale in Francia, dove superò le 300.000 copie e che sbarcò in Italia l'anno successivo con Einaudi, ottenendo un record di incassi. L'incredibile viaggio del fakiro che restò chiuso in un armadio IKEA. Un titolo lungo e pesante per un romanzo breve e leggero, fresco come una brezza estiva e pazzerello come un giullare. Si potrebbe catalogare come un romanzo surreale e umoristico. Uno degli apripista di questo genere è stato Arthur Chapman, che negli anni 60 scrisse le sceneggiature per i Monty Python, ma anche lo scrittore tedesco David Safier, che con L'orribile karma della formica nel 2007 ci raccontava le vicissitudini di una madre di famiglia in carriera colpita casualmente da un pezzo di satellite in caduta libera e costretta a reincarnarsi in una serie di animali vari. L'argomento leggero, il titolo accattivante e molto descrittivo e la grafica in copertina formano sicuramente una squadra vincente, ma c'è molto altro dietro a questi grandi successi editoriali. Scopriamolo insieme. Ajata Shatru era famoso in tutto il Rajasthan perché ingoiava spade retrattili, mangiava schegge di vetro fatte di zucchero dietetico, si piantava nelle braccia aghi truccati e per una sfilza di altri numeri di cui era il solo, a parte i suoi cugini, a conoscere il segreto e che, per ammaliare le folle, amava definire poteri magici. Perciò, al momento di pagare la corsa, che ammontava a 98,45 euro, il nostro fakiro porse al tassista l'unica banconota di cui disponeva per l'intero soggiorno, un finto biglietto da 100 euro stampato da una parte sola, indicandogli con un gesto disinvolto che poteva tenersi il resto. Proprio mentre lui lo infilava nel portafoglio,
Ajatashatru lo distrasse, additando le enormi lettere gialle Ikea che campeggiavano fieramente sull'edificio blu. Il gitano alzò gli occhi al cielo quanto bastava perché il cliente potesse tirare con destrezza l'elastico invisibile col quale si era legato al mignolo la banconota. In una frazione di secondo i 100 euro tornarono in mano al loro proprietario. Ed ora che vi abbiamo presentato il nostro fakiro protagonista, vi raccontiamo qualcosa del suo autore, non meno sorprendente e poliedrico. Román Puertolas, nato a Montpellier nel 1975, è uno scrittore francese ma di padre spagnolo. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha svolto molteplici mestieri che, insieme ai numerosi soggiorni all'estero, hanno arricchito di esperienze la sua esistenza e anche contribuito a rifocillare la sua fantasia e creatività. Fra i tanti lavori è stato controllore di volo, quindi agente di polizia di frontiera, dove era specializzato ad analizzare i documenti falsi usati dalle mafie dell'immigrazione illegale in Francia. Una delle sue attività è stata la creazione di filmati che rivelavano i trucchi usati dai maghi ed illusionisti. Su richiesta di questi ultimi, il canale YouTube da lui aperto fu fatto chiudere. Il libro contiene molto di quello che l'autore ha avuto modo di sperimentare negli anni di lavoro in polizia e rappresenta una delle maggiori attrattive del romanzo. Ajatashatru palpava in tasca la montatura degli occhiali da sole truccati. Un marchingegno segreto permetteva di incastrare i 6 pezzi di vetro e mantenerli in tensione. Al minimo urto i pezzi schizzavano fuori, dando l'impressione che gli occhiali si fossero rotti. Da quando usava quel trucco, aveva potuto constatare che gran parte delle persone in preda al senso di colpa offrivano soldi come indennizzo del loro gesto improvviso. Di fatto, Ajatashatru, senza un pizzico di originalità, aveva semplicemente migliorato l'imbroglio del vaso rotto che aveva trovato in un vecchio libro di trucchi e truffe. Truffa col vaso rotto. Occorrente. Un pacchetto, un vaso rotto, carta da regalo. Gironzolata in un grande magazzino con un pacchetto avvolto in carta da regalo. Il pacchetto conterrà un vaso in frantumi. Aggirandovi tra gli scaffali, vi avvicinate a una vittima e vi addossate a lei. Quando sobbalzerà per la sorpresa causata dalla vostra presenza, mollate il pacchetto. Cadendo a terra i frammenti di vetro daranno l'impressione che il bel vaso che stavate per regalare a una cara zia sia appena rotto ai vostri piedi. La vittima, sentendosi in colpa, vi indennizzerà subito. Ed ora diamo un'occhiata alla trama in grandi linee. Ajatashatru è un indiano indù di mezza età, originario di un piccolo villaggio nel Rajasthan. Orfano di madre e allevato da una vicina, ha avuto un'infanzia difficile, ma per la sua intelligenza e bontà si è guadagnato la stima della gente delle sue parti. Di professione fakiro e mago, si guadagna da vivere intrattenendo la gente con i suoi trucchi in giro per i villaggi. Uno dei suoi numeri più riusciti è senz'altro il letto con i chiodi. Un giorno, su un catalogo del grande magazzino Ikea, vede la pubblicità del materasso chiodato Acuminat, in vendita a 99 euro e 99 centesimi. Purtroppo il negozio svedese, per motivi economici ed etici legati alla manodopera infantile, non è presente in India e il nostro fakiro, grazie a una colletta degli abitanti del villaggio, viaggia a Parigi diretto al grande negozio di mobili. Con una banconota da 100 euro falsa e stampata soltanto da un lato, andrà incontro ad ogni sorta di peripezie e, grazie al suo ingegno, verrà fuori da molteplici guai. Dopo essersi accertato che il commesso parlasse inglese, Ajatashatru gli domandò se avessero in esposizione l'ultimissimo modello di letto di chiodi Acuminat. Per illustrare la sua richiesta, aprì un foglio che aveva tirato fuori dalla tasca e lo porse al commesso. Era una fotografia a colori di quel letto per fakiri in autentico pino svedese, 3 varianti di colore, con chiodi inossidabili di altezza regolabile.
La pagina era stata strappata dal catalogo IKEA del giugno 2012, stampato in 198 milioni di copie in tutto il mondo, ovvero il doppio della tiratura della Bibbia. Venivano proposti più modelli, da 200 chiodi, carissimo, particolarmente pericoloso, da 5.000 chiodi, accessibile e confortevole, e da 15.000 chiodi a buon prezzo e paradossalmente comodissimo. Sotto uno slogan scandiva per notti da urlo, il prezzo 99,99 euro, per quello da 15.000 chiodi era evidenziato in grossi caratteri gialli. Un letto di chiodi era un po' come un materasso a molle, alla lunga si infossava. Nella fattispecie la punta dei chiodi si smussava e bisognava cambiarli. Certo solvolò sul fatto che non aveva un soldo, che gli abitanti del suo villaggio natale, convinti dei suoi poteri magici, avevano finanziato il viaggio scegliendo la destinazione meno cara sul motore di ricerca, cioè Parigi, perché il povero uomo alleviasse i suoi reumatismi comprandosi un letto nuovo. Era una sorta di pellegrinaggio. L'IKEA era un po' la sua Lourdes personale. L'autore raccontava all'intervistatore di aver scritto il libro principalmente col cellulare mentre viaggiava in metropolitana. Ha dovuto studiarsi il catalogo dell'IKEA e l'unico articolo di sua invenzione è stato il materasso con i chiodi. Solo da un'immaginazione così fervida poteva scaturire una storia così strabiliante. Ha infatti spiegato che non fa schemi preparatori, ma che le idee gli vengono durante la stesura e che tutto sorge spontaneamente. Nonostante questo, l'intreccio è molto solido anche nella sua dimensione surreale, soprattutto perché le informazioni che l'autore inserisce su temi di scottante attualità come l'immigrazione sono frutto di un'esperienza professionale e personale e attraverso passaggi di drammatismo comico ci offre riflessioni molto toccanti su un'emergenza umanitaria catastrofica come quella degli immigrati clandestini in Europa. Ajata Shatru sentì un brivido lungo la schiena. Se con quei vestiti da banchiere non fosse stato visibile come la grande muraglia cinese su Google Earth, si sarebbe inginocchiato accanto al disgraziato e lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Ma gli sarebbe piaciuto dirgli anche che la vita era troppo preziosa per giocarsela e che non sarebbe servito a niente arrivare in Europa morto, annegato in mare, asfissiato nell'esiguo nascondiglio di un furgoncino o intossicato in un'autocisterna per il trasporto della benzina. Ajata Shatru ripensò alla storia che gli aveva raccontato Viraji, a quei cinesi che la polizia aveva ritrovato ammassati in 10 nel controsoffitto di 2 metri quadri di un pullman, con il pannolone per pisciarci dentro. E quegli eritrei, che avevano addirittura chiamato la polizia con il cellulare perché stavano soffocando in un camion dove erano stati rinchiusi da un trafficante. Perché per i trafficanti, che approfittavano della vulnerabilità dei migranti, il prezzo non cambiava. Un prezzo che poteva andare da 2.000 a 10.000 euro a seconda della frontiera da attraversare. E dato che erano pagati in base al risultato, cioè che il migrante arrivasse a destinazione, poco importava se ci arrivava intero o in pezzi sfusi, oppure se la prima cosa che vedeva del bel paese era una stanza d'ospedale, nel migliore dei casi. Per l'autore, veicolare tematiche importanti attraverso lo strumento dell'humor fa sì che il messaggio arrivi in un modo più incisivo e meno retorico a chi legge, e su questo sono pienamente d'accordo. Responsabile di quella che in Francia è stata chiamata la fakiromania, questo romanzo di meno di 200 pagine si lascia leggere in pochi giorni, è ben architettato e strappa molti sorrisi e anche qualche risata. Senz'altro perde qualcosa nella traduzione, soprattutto nei vari nomi che assume il protagonista e che in francese devono essere esilaranti. Molto adatto ai lettori giovani, certamente non per i giovanissimi, ci racconta avventure paradossali e assurde, ma in un mondo che ci sta abituando ad assistere a situazioni ai confini della realtà, non ci stupiremo più di tanto a leggere di un fakiro che si nasconde in un armadio dell'IKEA. Io mi stupisco di più che qualcuno sia riuscito a montarlo.
Al lusso ci si abitua in fretta. Con questa profonda riflessione del nostro fakiro vi salutiamo. Buone letture!